Spesso mi sento dire beato te che hai così tanta passione e riesci sempre ad allenarti, come se la passione fosse un dono del cielo. E in effetti c'è una variante della passione che è qualcosa di quasi, come si può dire, magico, perché ci appassioniamo a qualcosa così, magari senza che ci sia un particolare motivo. Questo è il tipo di passione che ci serve per scoprire le cose nuove, per cominciare a fare qualcosa di nuovo. Poi però questo tipo di passione cambia, cioè noi con questa passione, questa scintilla magica, partiamo e cominciamo a fare qualcosa. Poi questa scintilla si spegne e ci vuole un altro tipo di passione, che è una passione un po' più ragionata, anche se passione e ragione possono sembrare una dicotomia, in realtà non è così, perché quando hai scoperto qualcosa e devi capire se la cosa ti piace, non puoi più basarti sulla passione che ti ha permesso di scoprire quella cosa. Ecco perché un sacco di persone iniziano le cose e dopo un po' le finiscono e cominciano un'altra cosa. Questo è il motivo, perché utilizzano sempre lo stesso tipo di passione. Qual è l'altro tipo di passione? È una passione che non va a nutrirsi di cose nuove, ma è una passione che va a nutrirsi di sfumature, sfaccettature della cosa che hai intrapreso. Quindi, in poche parole, non è beato te che hai la fortuna di avere questa passione, ma è bravo che sei riuscito a trasformare la scintilla iniziale in una passione che si alimenta dei particolari, delle sfaccettature della cosa per la quale ti sei appassionato.